immagina davvero quello che succederà. Non lo immaginano nemmeno Dante e Cassani. L'allenatore Varian ricorda i suoi che in Toscana hanno già vinto una volta. E oggi il Palermo ripeterà il colpo gobbo di Firenze. La saldezza del sestetto difensivo che ruota intorno a Milani consente di neutralizzare con facilità i frammentari attacchi livornesi. Al 14° minuto il Palermo vincerà la partita. Su errore di Brondi sfruttato da Torti, De Santis di slancio supera tutti e prevenendo il tuffo di Merlo segna con tiro angolato. Se li merita gli abbracci per questo gol e per l'altro che segnerà a 4 minuti dalla fine. E adesso il Palermo svolgerà con calma il tema della difesa manovrata. Masci ha il suo da fare ma non su tiri da vicino. Questo assolo di Cassani finirà soffocato nell'imbuto difensivo rosa-nero. Anche il numero 8, la mezzala Pavesi, monta la guardia alla vittoria. Vano sarà nella ripresa lo spostamento di Dante all'attacco. Come a Firenze, la porta di Masci resta intatta.